Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questa edizione di Tele Italia. È stato firmato il decreto legge. Voi sapete che il decreto è una legge immediatamente operativa, ma poi va confermata da Camera e Senato. Se non dovesse essere confermata, decade e con tutti i suoi effetti anche in maniera retroattiva. E lì ci potrebbe essere un problema, perché al Senato Conte potrebbe non avere i numeri per far passare questo decreto. Sapete che i numeri si sono ridotti al lumicino, anzi lui è sotto al Senato, ma ha bisogno dei senatori del gruppo misto che votano per il governo. Quindi è un governo che ha bisogno di assistenza. Ecco. Lui, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giuseppe Conte, ha annunciato che le misure di quel decreto funzionano. Non so a cosa intende dire funzionano, perché in questi giorni abbiamo visto i numeri continuare a crescere in maniera esponenziale. Siamo arrivati a dei numeri, è il primo paese per morti, l'Italia. Quindi che funzionano quelle misure, non so dove le ha viste funzionare realmente. E lui la dice, bisogna anche precisare che quando verrà raggiunto il picco non si potrà tornare alla vita di prima subito. Quindi i provvedimenti dell'esecutivo, dalla chiusura di molte attività aziendali e individuali a quello della scuola, dovranno essere prorogati. Cioè non potranno che essere prorogati, quindi dovranno continuare. Quindi sicuramente di altri 15 giorni, quindi altri 15 giorni l'Italia starà completamente chiusa e siamo a un mese, quindi non era meglio, come diceva Salvini, come dicevo io, chiudiamo l'Italia per 15 giorni completamente col coprifuoco per poi ripartire? No, e attenzione, poi il mese non sarà sufficiente, ci sarà un'altra proroga di altri 15 giorni e se andiamo avanti così, chiudere un paese per un mese e mezzo, due mesi, è un qualcosa di assolutamente economicamente catastrofico. Ma lui, Conte, fa affidamento al buon senso dei cittadini, ma qualcuno ha il buon senso e molti non ce l'hanno il buon senso, quindi non puoi fare una legge affidandoti al buon senso. E aggiunge che bisogna agire tutti con la massima consapevolezza, anche perché vi sono sanzioni penali per chi trasgredisce e verranno applicate in modo severo, e sono d'accordo con quei sindaci che hanno chiuso anche le ville e i parchi. Ma quali sono le trasgressioni? Se nel decreto, come dicevo in tanti video, è permesso andare a lavorare, a fare la spesa, andare in farmacia, andare in edicola, andare nel negozio di elettrodomestici a comprare la lampadina, andare a fare una passeggiata al parco, andare a fare una corsa al parco, portare il cane a fare la pipì, mi spiegate che cosa non è concesso? Non è concesso andare in spiaggia la domenica? Non è concesso prendere la macchina e cambiarsi di un comune all'altro per fare una passeggiata? Non è concesso andare per negozi perché sono chiusi bar e ristoranti, ma tutto il resto, quello che fa la maggior parte delle persone, cioè lavorare, andare a fare la spesa e farsi una passeggiata, il 90% delle persone fa quello, quindi capite che i divieti realmente per molti italiani non esistono, perché loro continuano a fare la stessa vita di prima. Voi vedete le vecchiette senza mascherine né niente, che con loro trolley vanno a fare la spesa, incuranti, si fermano a chiacchierare, a parlare con l'amica senza prendere nessun tipo di precauzione, perché per loro quale divieto c'è? E loro prima stavano in casa, andavano a fare la spesa e tutto qua. Quindi realmente qual è il divieto per tante persone italiane? Non si è ancora capito. E poi aggiunge, effettivamente un conto è fare attività sportiva, un altro è trasformare i luoghi pubblici in punti di assembramento, cosa inammissibile. Ovviamente da quando hanno detto che si può andare a fare la corsa al parco o andare a passeggiare vicino casa sono diventati tutti sportivi, tutti in tenuta ginnica, che è falsa, vanno lì per camminare, ma se dovessero vedere arrivare la polizia comincerebbero a fare come hop, 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 no? Sai? Ecco. Perché l'Italia è un paese di furbi, voi lo sapete, no? Noi siamo i furbacchioni del mondo.
noi ne sappiamo una più del diavolo. Anche Piero Angela ha detto: ma gli italiani sono disobbedienti nel DNA, sono fatti così. Non ha detto proprio disobbedienti, ha detto un'altra parola che in questo momento mi sfugge, ma alla fine pensano di essere sempre più furbi degli altri, no? E poi il gusto del trasgredire, volete mettere, uscire di nascosto fra le macchine come Rambo, ecco, questo è l'italiano medio. Così l'avvocato Giuseppi avverte gli italiani e dice: al momento non sono previste altre misure restrittive di largo respiro, come parla bene, di largo respiro, ma se non saranno rispettati i divieti dovremo agire, e si ritiene soddisfatto dell'operato che a suo giudizio si è basato su quattro pilastri fondamentali. Trasparenza, dice, perché non nascondiamo nulla ai cittadini, e chi lo fa in altri paesi rischia di pentirsene amaramente. Su questo sì, l'Italia è l'unico paese fessacchiotto che sta dicendo esattamente il numero dei morti e dei contagi. Gli altri paesi omettono, fanno dei calcoli strani, non dicono, per tutelare la propria economia. Quindi l'Italia, paese dei furbi, ma troppo schietti, furbi troppo schietti. Gli altri sono più ipocriti. Nessuno dei paesi del mondo ha detto realmente le cose come stanno, perché tutti hanno dei numeri molto più alti di quelli dell'Italia. E anche poi sulla Cina non ci credo, ma non ci credo a quello che dicono, non ci ho creduto dal primo momento, e poi è stato anche verificato che i numeri che davano al mondo erano palesemente falsi e ridotti di almeno 20 volte, non so, capito? 50 contagi quando erano 2000, questo era l'inizio, 50-2000, 20 volte superiori. Quindi voi credete che i morti in Cina sono stati veramente 3.142? Ma assoluta, saranno stati 60, 70.000, 100.000, chi lo sa quanti sono stati? Ma è un regime comunista, nasconde tutto per fare bella figura. Secondo punto, dice, massimo rigore, perché non abbiamo sottovalutato nulla e assunto sempre gli scenari peggiori come indicatori. Beh, non hanno sottovalutato nulla, non hanno ascoltato i governatori del nord quando chiedevano di mettere in quarantena le persone che arrivavano da certi paesi, gli hanno detto lasciate fare agli esperti, come dire state zitti voi che non capite niente, ecco, quello è stato detto, e alla fine avevano ragione. Bisognava chiudere le frontiere come hanno fatto tanti paesi, adesso noi non le abbiamo mai chiuse e attualmente non sono chiuse, ma anche se non sono chiuse nessuno viene da noi. Nessun aereo viene qui da noi, quindi sono state chiuse dagli altri verso di noi, ma noi non le abbiamo chiuse perché noi abbiamo paura a chiudere, perché la parola chiudere nel vocabolario degli uomini di sinistra è qualcosa di fascistone, no? Chiudere qualcosa, porti, no, noi non possiamo chiudere niente, perché sennò cosa pensano di noi gli elettori che cantano bandiera rossa, trionferà, trallallero, trallallà. Trasparenza posso essere d'accordo, massimo rigore no, massimo rigore no, un decreto confusionario, puoi andare a fare la passeggiata ma se ti becco ti metto in galera, ma che vuol dire? O puoi o non puoi, no? Ti lascio aperta l'edicola ma non ti azzardare a comprare un giornale perché se ti becco, ma capite che razza di assurdità? Infatti hanno la polizia ha fermato uno che andava, dice dove va lei? E vado a prendere il giornale e poi a fare la spesa. Vada subito a fare la spesa e torni a casa! Ma come? Se posso andare a comprare il giornale perché è un servizio reputato essenziale, che significato ha? Vada subito al supermercato. Nessuno. È a libera interpretazione dell'ufficiale o sottufficiale che c'è in quel momento. Quindi massimo rigore? No. Adeguatezza delle misure e proporzionalità? Certo. Questo è uno sbaglio, perché voi al posto che prevenire, il contagio è qui e voi fate la misura, il contagio qui e fate la misura, che quella misura non ci arriva mai, no? Quindi è prevenire meglio che curare, non curare e cercare di tamponare con le pezze, quindi un altro punto sbagliato. E poi dice, senza tutto ciò il popolo abituato ad un grande individualismo e a radicate libertà civili non avrebbe potuto reggere, visto che non siamo in Cina e non viviamo in uno stato centralizzato, forse voleva dire totalitario. Ma è in arrivo un altro decreto, i migliori sul mercato di cui stiamo avvalendosi,
Parlando di scienziati, abbiamo in qualche modo doverosamente ceduto il passo alla comunità scientifica che in alcuni momenti della storia può anche guidare le decisioni politiche. Il nuovo decreto di cui parla, che ho fatto un video, è quello per sbloccare 100 miliardi di cantieri e per tutelare le aziende strategiche che vengono definite, tutte quelle che ci sono quotate in borsa sono per il governo strategiche, devono essere protette dagli attacchi, dalle speculazioni, dalle scalate di esterni al paese. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.